Ciao a tutti ragazzi e bentornati su Ball Blast. Nello scorso episodio, che cosa abbiamo fatto? Mirate la cosa, il frullatore nello sfondo. Nello scorso episodio, che abbiamo fatto? Ve lo dico subito che abbiamo fatto. Cavolo, potevo potenziarlo, sono un app. Siamo arrivati al livello 96 con qualche strano miracolo e siamo quasi, grazie a questo miracolo, quasi a livello 100. So che arrivare al livello 100 tanto non dà neanche una ricompensa, ma stesso ho fatto una cosa molto difficile da fare, una cosa aggiungerei che non ho mai fatto, anche quando non avevo il canale non ero mai arrivato così lontano. E poi, in realtà, c'era prima di questo un aggiornamento di... Questo è un aggiornamento di Ball Blast, perché prima di questo... Perché prima di questo Ball Blast era diverso. E se devo essere sincero, più bello. Perché c'era una modalità molto figa che aiutava molto nello sbloccare le mappe e distruggi tutte palline. Ed era la modalità arcade. Tipo, sapete, la modalità infinita dove puoi giocare all'infinito, no? Sapete quella modalità? Bene. Prima quella modalità esisteva su Ball Blast. Poi con un aggiornamento l'hanno tolta, non si sa il perché. Però era molto utile nel fare la missione del rompi tutte palle e sblocca una mappa. Era molto più facile fare in questo modo sta missione. Però oramai questa modalità non c'è più e quindi ti devi arrangiare con la modalità normale. Che all'interno è l'unica che c'è poi. Sì, lo so, ho 50 gemme, potrei comprarmi una vita, ma non lo voglio fare. Perché devo ancora comprarmi un nuovo cannone, perché questo oramai è andato fuori di moda. Cioè, questo cannone oramai è fuori di moda, veramente. Lo uso già per troppo tempo. Secondo me non c'è la fortuna. Perché ogni cannone c'è della fortuna. E la fortuna di ogni cannone non è infinita. Secondo me questo cannone lo uso perché si tiene il tempo che la sua fortuna è tutta terminata oramai. Sì, forse noterete una cosa un po' strana. E cioè che non c'è la musica. Che l'ho disattivata. Quindi, beh. Ora proverei a fare una roba. Una roba molto figa. Copriamola, dai. Cosa proverò a fare? Proverò a non parlare durante il tentativo. Rimettendo la musica. Allora, andiamo. Sì, dopo dovrei parlare, però... Ho una teoria che se non parlo me la cavo meglio. Quindi mi starò un pochino zitto per questo solo tentativo. Se la teoria non sarà esatta, allora vabbè, ritornerò a parlare sperando di completare.
sentite uno che strilla in mignon. E vabbè, ignoratelo, mignon, che non fa parte del video. Solo un tizio noioso che urla e mi dà fastidio quando l'ho visto. Poi queste cose le fa solo quando io faccio cose importanti, tipo quando registro. Però ho ragione. La mia teoria è almeno esatta, me la cavo molto meglio quando mi sto zitto, infatti io l'ho completato. L'acqua è ghiacciata, non è che ti sei dimenticato di pagare la bolletta del gas? Tesoro, ma io lavoro. Forse sei sbattuta, sono i vestiti, il viso, è mattina, sembri fine giornata. Che voleva Valerio? Mi è messa a lavorare sotto un'influenza di 20 anni. Lei è molto compressa. Ad ogni attacco d'ansia ne prende 3 massimi. Non capisco il senso di questa roba. So solo che è una pubblicità molto brutta. Però lo voglio parlare. So che è un gran rischio per il mio cammino. Bravo. Ah, l'ultimo, che fortuna. Non sono morto, credo, nel modo più allucinante del mondo. Cioè, sono sopravvissuto, credo, nel modo più allucinante del secolo. Figo. Eh sì, con il missile è tutto più semplice. Mamma mia. All'ultimo secondo ho fatto cambiare la strada a razzo. C'è una roba molto positiva. Ma non ci... Ma sono stupido io. Sono stupido che ci sono andato addosso. Comes a different kind of card. A metal card. Powered by crypto. Sono stupido. Sono stupido. Mi devo stare zitto io. Mi devo stare zitto, mi dovevo. Almeno tra poco mi dovrei potenziare e sbloccare una nuova mappa che anche non ho mai visto. Sì, però. Vabbè, mamma, uso il video perché... L'acqua è ghiacciata, non è che ti sei dimenticato di pagare la bolletta del gas? Tesoro, ma io lavoro. Forse sei sbattuta, sono i vestiti, il viso. È mattina, sembri fine giornata. Che voleva Valerio? Mi ha messo a lavorare sotto un'influenza di 20 anni. Ad ogni attacco d'ansia ne prenda 3. Io non ne voglio. Cosa più brutta, tipo la cosa più brutta del mondo è orto. Vabbè. Le persone fanno cose molto brutte per far arrabbiare le persone, a quanto pare. Ma ora abbia scoperto l'acqua calda. Mamma mia, la scoperta dell'acqua calda, proprio. La scoperta del cannone extra. Questa è una scoperta molto buona. Però poco. Ma ora era rimasta uno di vita. Però non mi ha mai preso volo. Mamma mia, rotto. Mamma mia, ma hai rotto. Hai rotto, gioco. Gioco, hai rotto. Basta. Basta farmi perdere, oh. Ora tocca a voi perdere, palline merdose.
Ora tocca a voi, palline. Andatevene a Kukur. Andate a quel paese, andatevene e lasciatemi vincere questo livello, grazie. Ancora il cannone extra, io ci ho attaccato. Io ho il cannone extra attaccato. E non possiamo scoprire la nuova mappa. Giusto. Quanto è figa! È fighissima, raga. Raga, è fighissima sta roba. Mamma mia, è una cosa figa. Beh, clicchiamo inizio. Vabbè, che senso ha sta roba? Non lo so. So solo che io voglio arrivare al livello 100 oggi. Solo questo vi dico. Oggi arriverò al livello 100. Almeno provo, poi non è detto che ci riesca. Però almeno ci provo, eh. Nessuno ha detto che non ci riuscirò in effetti. Bravissimi razzi. Cioè razzo. Bravo. Poi vabbè, già all'ultima pala siamo. Cioè no, infatti se perdevo qua mi arrabbiavo, perché cioè era impossibile perdere ormai. Ora dobbiamo completare questo livello first try per avere i razzi d'oro al livello 100. Perché dopo il livello 100 voglio avere i razzi d'oro. Vi dico solo questa cosa, dopo il livello 100 non continueremo. I livelli dopo il 100 li lasceremo per un altro episodio, per vedere magari se tipo ci saranno nuovi boss o qualcosa di molto figo. Dopo. Sono poco intelligente io, raga. Raga, sono poco intelligente. Vabbè, spam. Ah, che tu c'hai il tot tempo. Ok, capisco. Ok. C'è 20 secondi per colpirlo, mamma mia. C'è, mamma mia. Quante cose. Ok, andiamo sulla nuova mappa. Molto figa. Chissà se c'è qualche particolarità. No. L'unica mappa. Ci sono poche mappe con qualche particolarità. Tipo per esempio la luna, che fa quelle esplosioni molto strane che fanno un po' male agli occhi, anche per me che ho gli occhiali. Forse non lo sapete, ma io ho gli occhiali. Cioè, vabbè, chi è un mio compagno di classe lo sa, vabbè. E credo che voi siete gli unici a guardare i miei video, vero amici? Però allora perché non condividete i video con gli altri? Così anche gli altri scopriranno i miei bellissimi video. E la catena continuerà. E io lo dico adesso, di nuovo. Se non siete iscritti, iscrivetevi al canale, mettete un pollice, dipende se vi piace il video o meno. E ovviamente condividete il video, se la catena continuerà. Perché quelli che guarderanno il video sentiranno questo messaggio. Il video... Ah, se tu mandi un video a una persona, quella persona sentirà quello che io ho detto di condividere il video e la catena continuerà. Quindi poi lui lo condividerà e la catena non terminerà. Spero. Bella questa, spero. Perché non è detto che le persone li condividano i video. Come per esempio un mio compagno di classe che si è arrabbiato perché gli ho buttato della gomma che aveva messo nel mio tempera matite. Non si sa il perché poi l'ha fatto, vabbè. Ma questi sono dettagli, eh? Giuseppe? Mamma mia, mamma mia, mamma mia, mamma mia, mamma mia, mamma mia. Mamma mia, mamma mia, mamma mia, mamma mia.
quella era da 1000. Quella era da 2000 invece. Non è giusto, no, mamma mia, è difficilissimo il livello 99. Io però voglio veramente scoprire se dopo il boss del livello 100 c'è una cosa nuova, oppure il gioco finisce, tipo sblocchi la modalità arcade magari. Dio, immaginate che a livello 100 si sblocca la modalità arcade. La modalità arcade sarebbe molto utile a me. In pratica la modalità arcade parte dalle palline da 1 e va sempre più avanti, tipo fino alle palline da... Io al massimo sono arrivata da una pallina da 5000. Giocavo moltissimo all'arcade io, quando ancora c'era. Infatti non ero neanche mai arrivata a livello 40, tanto giocavo all'arcade. Perché non ero in grado di fare livelli normalmente io. Veramente non ero in grado, raga. Ci credete o meno, io non ero veramente in grado. Sembra strano detto da uno che ora è a livello 99. Però, scusatemi, devo fare una cosetta. Vabbè, fatto. Pensavo, non dovevo fare nulla, però. Devo mettere un attimo in pausa perché... Vabbè. L'ultima palla è stata poi... Che poi l'ultima palla è stata molto pericolosa. Che brutta sta roba. Io non mi faccio veramente domande a volte su alcune cose. Ovviamente gratis, ma no. Vabbè. Yulu! Stavo per morirci con quello che aveva tipo un HP. Perché tipo questo è un HP quando trema. Gli attacchi di gas. Andando un valore piccolo, non mi fanno un cavolo di nulla, mi fanno solo un po' di solletico. Al massimo forse, ma neanche poi. Che si impegnano molto, mi fanno un pochinissimissimo, ma minimamente un po' di solletico. Ma tipo nel modo più minimo possibile, tipo una piuma su un'oca. Quel tipo di solletico, una piuma su un'oca. Visto che le oche sono fatte di piume, quasi non lo soffrono il solletico. Ma perché altro le oche lo soffrono il solletico? Buona domanda. Perché se no allora ho detto una cosa senza senso. A me non piace dire cose senza senso, devo essere sincero. Il gameplay sta andando male. No, non è vero, sta andando molto bene. Vabbè. Più o meno. Mamma mia. E non si poteva sopravvivere, raga. Era impossibilissimo sopravvivere, a meno che... Ecco qua, lo sapevo. Lo sapevo che usare una vita sarebbe stata la cosa più giusta. E mi sono appena accorto che non eravamo ancora alla cosa da una palla. E mi sono appena accorto che c'era una pallina da 12.000, ma questi sono dettagli. Sì, vabbè. Mamma mia, l'ultimo secondo è passato. Ok, rompiamo questa... qua piccolina, rompiamo quella piccolina che c'ha un valore enorme, cioè guardate c'ha 7000 di valore, lol, prima era addirittura 12.000, si sono impegnati, perché poi pensavano che io avrei rotto prima quelle là più grandi. No. Sarei solo difficoltà della mia vita per sempre. È distrutta, godo. Ora manca solo questa pallina. Addio, ho vinto. Boss con un solo razzo.
potrei essere un problemino. L'acqua è ghiacciata, non è che ti sei dimenticato di pagare la bolletta del gas? Tesoro, ma io lavoro. Vabbè. Non so se è sbattuto, sono i vestiti, il viso. È mattino, sembri fine giornata. Che voleva Valerio? Mi ha messo a lavorare sotto un'influencer di 20 anni. Lei è molto compressa. Ad ogni attacco d'ansia ne prenda. Ok, ce la possiamo fare. Questa è la nostra ultima sfida. E ora andiamo al boss finale. Per ora. Perché forse dopo essere arrivati a livello 100, non lo so. Però farò una lunga pausa da Ball Blast. Vi dico solo questo. Credo che dopo questo farò una lunga pausa da Ball Blast. Sì. Sì, dopo questo boss faccio una lunga pausa da Ball Blast, ve lo dico. Sì, ho deciso, faccio una lunga pausa da Ball Blast. Ah, ma molto lunga. Ok, ragazzi, occupatevene voi. Oh, bene, sarà l'inferno della vita questo. Però ce la posso fare, dai, livello 100 lo devo fare. Ovviamente già avevo usato una vita in quel try. Oppure non è che semplicemente non si possono usare le vite durante i boss. No, si possono ovviamente col video, perché non ne posso sprecare troppe, perché ce ne sono solo due. Quindi quando posso uso quelle là col video, perché non ho vite infinite. Perché non posso spendere 5 euro per avere il cannone extra all'inizio di ogni partita, cavolo? Sapete quanto mi sarebbe utile quella roba? C'è un cannone extra in ogni partita, cavolo. Mannaggia. Non è giusto. C'ero quasi. Non è vero, era ancora a metà, ma vabbè. Skip level. Non dovrei farlo, però per la prima volta lo ho voluto fare, anche perché non l'ho mai fatto nella mia vita. Tesoro, ma è un lavoro. Forse si è sbattuta, sono i vestiti, il viso. È mattino, sembri fine giornata. Sì, lo so, scusatemi, però mi è messa a lavorare sotto un influencer di 20 anni. Lei è molto compressa. Ad ogni attacco d'ansia ne prenda 3. Sì, lo so, non dovrei fare queste robe. No, quella era una moneta da 200. Quella moneta aveva un valore inestimabile. Raga, sapete che vi dico? Per questo video è tutto. Io ve l'ho detto, dopo il livello 100 mi sarei preso una bella pausa da Ball Blast. E in effetti lo faccio. Quindi ragazzi, noi ci vediamo nel prossimo episodio. Ciao ciao!